da qualche anno, da una decina d'anni, che si parla di una tecnica di riabilitazione che sta pian pianino un po' imponendosi e che si applica specialmente nei pazienti con problemi al sistema nervoso centrale, che si chiama Action Observation Training, cioè allenamento osservando le azioni. Il tutto nasce, cioè il razionale di questa tecnica, adesso prima di spiegarvelo vi dico un pochettino da dove nasce l'idea, il razionale nasce un po' con la scoperta dei neuroni a specchio da parte di uno scienziato italiano, che è il professor Rizzolatti, che nel 92, fra l'altro con un esperimento molto curioso, perché se ne accorse casualmente che nel cervello esistono, specialmente nelle aree frontali e parietali del cervello, esistono dei neuroni che si attivano quando un soggetto si muove, ma anche quando guarda lo stesso movimento. Sono, quindi vengono chiamati neuroni a specchio. Adesso poi passano, nel 92 questi neuroni vengono scoperti sulle scimmie, nel 94 si ipotizzano per la prima volta sull'uomo, e dopo da lì in poi ci sono stati ormai centinaia di lavori inerenti a questo sistema di neuroni, che è localizzato in alcune aree appunto dei lobi frontale e parietale. Tra l'altro questi neuroni sono sempre più studiati e fin da subito ci si accorge, e questa cosa rivoluziona un po' le competenze rispetto a quello che fanno i neuroni della nostra testa, ci si accorge che c'entrano anche proprio con la comprensione delle azioni, per cui abbiamo nelle aree motorie dei neuroni, che sono coinvolti non soltanto quando mi muovo, ma anche quando guardo lo stesso movimento, e che c'entrano assolutamente in maniera forte con l'interpretazione, col significato della stessa azione. Quindi insomma, questa scoperta fa un pochettino rivedere, diciamo, in termini un po' così generali, rivedere, dicevo, quello che è la neurofisiologia del controllo motorio. Da questa cosa qui, nel 2007 per la prima volta, un allievo del professor Rizzolatti, il professor Buccino, propone nei pazienti con esiti di stroke, nel 2007, pazienti con esiti di stroke in fase cronica, quando laddove si pensa che ormai la maggior parte del recupero motorio sia ormai avvenuto, propone una tecnica appunto di Action Observation Training. Questo è una... Questi, per fare un esempio, no? Questi sono dei video che noi abbiamo realizzato in uno dei nostri studi, applicato in particolare in questo caso alla rieducazione dell'arto superiore dei pazienti con sclerosi multipla. Facciamo vedere dei video finalizzati all'esecuzione di un gesto e chiediamo al paziente di imitare il gesto che osservano subito dopo l'osservazione. Questa è una visione in terza persona, questo è lo stesso gesto visto in prima persona, come se il paziente stesse vedendo se stesso che esegue il movimento. L'Action Observation Training richiede di osservare video di questo tipo, in questo caso c'era il soggetto che faceva un movimento molto semplice di versare il contenuto di una pentolino, ma possono esserci, come potete immaginare, gesti tutti i tipi di gesti che vengono poi, che noi costruiamo a seconda di quella che è la cinematica del movimento che vogliamo rieducare. Per cui costruiamo a seconda delle caratteristiche del disturbo motorio del soggetto, gli costruiamo i video per lui. Poi il soggetto li guarda sapendo che dovrà imitarli, per cui il concetto è: ti faccio fare per qualche minuto l'osservazione, poi ti faccio fare per qualche minuto l'imitazione, e poi si torna con l'osservazione. Dal punto di vista, fra l'altro, del protocollo sperimentale è anche abbastanza semplice, perché rifacciamo ai soggetti, per esempio, del gruppo di controllo, quando studiamo l'efficacia di questi approcci, di questo approccio, al gruppo di controllo chiediamo di fare gli stessi gesti e di vedere anche lui dei video, ma che non c'entrano niente, per dei documentari, dei paesaggi, degli stimoli contenuti nei video che non hanno nessun contenuto di tipo motorio. Adesso a che punto siamo? Nel 2015, questa è una revisione
pubblicata, c'è cioè un insieme, diciamo, una fotografia della letteratura inerente all'efficacia degli studi di questo approccio nei pazienti di vario tipo, indipendentemente dalla malattia che hanno, dalle patologie che hanno. E alla fine del 2015, siamo ormai a un anno e mezzo, ma faccio vedere questa revisione perché da allora non ne sono più uscite, c'erano più di 20 studi ai tempi. Sia nei soggetti con esiti di stroke, nei soggetti con Parkinson, in soggetti dopo chirurgia ortopedica, bambini con paralisi cerebrale. Cioè, sembrerebbe che laddove c'è un disturbo di controllo motorio, l'osservare dei gesti e poi imitare il gesto che si è osservato può effettivamente dare una facilitazione. Questa cosa, appunto, come dicevamo prima, si basa sullo sfruttamento del vero neural system. Attualmente ci sono una trentina di RCT, cioè di studi clinici seri, di quelli, cioè, diciamo quelli dal punto di vista metodologico un pochettino più solidi, dove c'è un gruppo sperimentale, dove c'è un gruppo di controllo, dove ci sono tutte quelle caratteristiche che rendono lo studio, diciamo, sufficientemente solido dal punto di vista anche metodologico. E a parte uno studio, in realtà, che adesso non sto a raccontarvi, ma a parte uno, tutti gli altri 29 ci dicono che ci sono degli effetti positivi su outcome molto diversi, che vanno dalla riduzione del cammino, la riduzione dell'equilibrio, la riduzione dell'arto superiore, in patologie molto diverse, nel soggetto con esiti di stroke, nel soggetto col Parkinson, insomma, un po' in tutte quelle situazioni dove in effetti si fa fisioterapia, si fa riabilitazione. Ecco, questa riabilitazione sembrerebbe essere obiettivamente facilitata da questo approccio. Adesso vi faccio vedere un paio di studi che ho selezionato per l'occasione, che a me sembrano particolarmente interessanti per capire un pochettino il razionale che ci ha portato a pensare di applicare questa tecnica. In questo studio, pensate un po', a dei soggetti sani veniva chiesto di osservare dei musicisti che suonavano la chitarra, facevano degli accordi sulla chitarra dentro un apparecchio di risonanza magnetico funzionale, per cui contemporaneamente si guardavano le attivazioni corticali e dopo gli si richiedeva di fare lo stesso movimento e lo stesso movimento osservato dopo una pausa di circa 30 secondi. O altrimenti gli si chiedeva di osservare il movimento, il solito musicista che faceva degli accordi sulla chitarra. E dopo gli si chiedeva di fare un movimento che non aveva nessuna attinenza col movimento appena osservato. E la cosa che secondo me è interessante è vedere che, questo è uno studio molto complesso in realtà, ma faccio la sintesi del punto che secondo me è molto interessante. Durante la pausa, quando il soggetto sapeva che doveva imitare, ma non stava in realtà facendo nulla, non gli si diceva di pensare a nulla, gli si diceva adesso sei in pausa. Ecco, in quel mentre si attivavano tutta una serie di circuiti corticali che appartengono proprio al core, alla parte più importante del mirror neuron system, e si attivavano proprio in quei soggetti che, avendo visto un gesto, poi sapevano di doverlo imitare. Non in quelli che, avendo visto lo stesso gesto, poi comunque dovevano muoversi, ma facendo un gesto che non era imitazione di ciò che avevano appena visto. Quindi è come dire. Se io guardo, osservo e so che devo imitare, il cervello si mette a funzionare indipendentemente dal fatto che io stia già provando ad imitare. E si mette a funzionare proprio laddove esistono, proprio laddove risiede il mirror neuron system. Cioè, sono questi neuroni con queste particolari caratteristiche. Questo è un altro studio, secondo me molto interessante. In questo lavoro fatto da dei colleghi di Los Angeles, in questo lavoro a dei soggetti sani, dei soggetti con esiti di stroke, quindi con un ictus, veniva chiesto di osservare delle attività fatte con l'arto superiore, tipo il video che vi ho fatto vedere io. Ed è incredibile vedere come vi è una sovrapposizione durante l'osservazione di quelle attivazioni corticali che appartengono al network frontoparietale motorio, molto importante per il controllo del movimento, e che c'è una sovrapposizione fra i pazienti con esiti di stroke e i pazienti che
che non hanno esiti di stroke durante l'osservazione, e voglio dire, i pazienti con esiti di stroke attivavano questo network, che poi è quello che è più coinvolto nel controllo motorio, di più quando osservavano il movimento che quando provavano a muoversi. Per cui ancora una volta viene da pensare che questo può essere specialmente nei soggetti che non riescono ancora a muoversi, che hanno nella fase in cui il disturbo di movimento è particolarmente marcato, quindi non molto tempo dopo l'ictus, sembrerebbe quindi che cominciare a far vedere video con determinate caratteristiche, che sono quelle che dopo vi faccio vedere, in effetti sembrerebbe aiutare, e i lavori sperimentali su questo approccio riabilitativo ce lo stanno dicendo, sembrerebbe che possano effettivamente aiutare, poi facilitare le tecniche di riabilitazione. Allora, nei soggetti con malattia di Parkinson sono comparsi diversi lavori. Io ve ne faccio vedere un paio, che sono quelli che abbiamo fatto noi. Questo è uno dei primi, l'abbiamo fatto noi nel 2011. Vi faccio vedere come strutturavamo il video in un gesto molto semplice. Questo è un lavoro che avevamo fatto con Buccino, con il professor Buccino, che era appunto l'allievo di Rizzolatti, che per primo ha cominciato a sfruttare il Mirror Neuron System nella tecnica dell'Action Observation Training. Seguendo i suoi consigli, avevamo, questo è il gesto di alzarsi dalla sedia, ma l'avevamo segmentato in varie parti, per cui il paziente vedeva il segmento di gesto e poi lo provava a ripetere, c'era qualche minuto di osservazione. Vedete, questo è già tutto il gesto. Vedete, prima era il piano frontale, poi il piano, questo prima era visto da davanti, adesso viene visto da di lato, perché il tentativo, poi lo vediamo, è quello di permettere proprio l'osservazione del maggior numero possibile di dettagli inerenti al gesto che poi si andrà ad imitare. Così come in genere proponiamo ai soggetti maschi la visione, l'attore che si vede nei gesti è un maschio, alle femmine è una femmina. In realtà non è che ci sia letteratura che ci dice questo, però ci sono tutta una serie di, così, di esperienze che ci portano a pensare che sia meglio fare così. In realtà dobbiamo ancora capire tante cose rispetto a questo approccio. Come vedete è molto semplice, per qualche minuto si vedono i gesti, poi per qualche minuto si provano a ripetere. Queste sono le caratteristiche dei soggetti, i campioni non erano molto numerosi, era però il primo studio in assoluto che proponeva nei soggetti con malattia di Parkinson Action Observation Training. Avevamo per l'occasione ricoverati pazienti che facevano due trattamenti di fisioterapia al giorno, un trattamento di fisioterapia convenzionale e l'altro trattamento soltanto di osservazione di video con contenuti motori o di video che in particolare in questo caso erano paesaggi. E la cosa che vediamo è che nelle misure di outcome inerenti alle attività funzionali, scusate, che sono l'UPDRS e la FIM, la differenza fra i due gruppi è significativa a favore del gruppo sperimentale. Cioè nell'esecuzione delle attività funzionali durante l'attività della vita quotidiana, i soggetti del gruppo sperimentale, vanno un po' meglio dei soggetti del gruppo di controllo. Questo è un altro lavoro che vi faccio vedere. In questo caso ci proponiamo di far vedere quei gesti che evocano il freezing nei soggetti che soffrono di freezing of gait, cioè quella difficoltà nel camminare per cui i piedi rimangono un po' incollati, sembra che siano un po' incollati al terreno, no? Studiamo anche qui, dal punto di vista sperimentale lo studio è molto semplice, nel senso che facciamo vedere una serie di video che ripropongono quelle condizioni che noi tutti conosciamo, che sono quelle che acutizzano un po' il freezing, per cui girare su se stessi, iniziare il cammino, passare da una porta stretta, passare da una porta, insomma, eccetera. E vi faccio vedere anche in questo caso, di per sé i video sono fatti da noi, cioè sono cose molto semplici. Thank you.
dal punto di vista nostro, biomeccanico, noi che ci occupiamo di reabilitazione, in realtà ci occupiamo di movimento, quindi per noi la biomeccanica, l'aspetto della fisica applicata al movimento è molto importante. Dal punto di vista strettamente biomeccanico, vedete come l'attenzione sia quella di spostare il peso del corpo sulla gamba che rimarrà in appoggio prima di muovere l'altra gamba, perché il freezing of gait poi dal punto di vista strettamente biomeccanico è uno scompaginamento della coordinazione tra la componente esecutiva e la componente posturale del movimento, per cui uno muove un arto prima di aver spostato il peso sull'altro. Infatti se guardate l'attenzione, vedete, se muove la gamba ma prima si sposta dall'altra parte. Ok, anche in questo caso abbiamo dei risultati fra i due gruppi che sono a favore del gruppo sperimentale, specialmente nelle attività funzionali. Questo era uno studio che abbiamo fatto con risonanza magnetico funzionale, che nasce dalla collaborazione fra quello che era il mio gruppo dove lavoravo prima, adesso lavoro nell'Università Humanitas, ma prima ero nell'Università di San Raffaele, e questo è un lavoro che abbiamo fatto con i colleghi che si occupano di risonanza magnetico funzionale. E le attivazioni del gruppo sperimentale dopo le attivazioni corticali del gruppo che vediamo nel gruppo sperimentale sono proprio una maggiore attivazione, una maggiore risonanza del neuron system, cosa che invece non troviamo assolutamente, ma troviamo dei pattern completamente diversi nel gruppo di controllo. Ma quali caratteristiche devono avere? Ormai qualche cosa cominciamo a saperla, perché siamo un po' di gruppi in giro per il mondo che cominciamo a studiare anche le caratteristiche che devono avere gli stimoli. Per esempio, osservare in prima persona o in terza persona. Prima, nel primo video che vi ho fatto vedere, vedevamo lo stesso gesto in terza persona, come se vedessi una persona davanti a me che lo sta eseguendo, o in prima persona, come se io mi vedessi mentre lo sto eseguendo. Allora, la rieducazione dell'arto superiore lo stimolo sembrerebbe più utile quando è in prima persona, mentre nella rieducazione dell'attività locomotoria lo stimolo più utile sembrerebbe la terza persona. Poi su questo possiamo metterci a discutere, ma insomma di fatto ci sono dei dati sufficientemente solidi che ci dicono questa cosa. Quanto è importante l'esperienza motoria nell'attivazione del mirror neuron system? A me viene da dire, da 30 anni che faccio questo mestiere, in generale considerare l'esperienza motoria del paziente nelle tecniche, negli esercizi che gli si propongono durante la rieducazione. Beh, questo è uno studio molto interessante. Allora, un gruppo di danzatori, ballerini professionisti di danza classica, di capoeira, questa danza brasiliana che non c'entra, cioè è molto lontana dal punto di vista stilistico dalla danza classica, guardano dei video, è un gruppo di controllo di non danzatori, di non esperti di ballo, guardano dei video nei quali dei danzatori di danza classica o dei danzatori di capoeira fanno il loro ballo, ballano. Ed obiettivamente si vede che l'attivazione del mirror neuron system, di tutte le aree motorie, secondo la logica che vi raccontavo prima del mirror neuron, è molto maggiore quando il ballerino vede la propria danza che quando vede l'altra. Anche se, pur quando vede l'altra, ha un'attivazione maggiore del gruppo di controllo, cioè di coloro che non ballano per nulla. Quindi c'è l'esperienza, c'è un nesso tra la capacità di attivare le aree motorie e l'esperienza motoria del Penso che sia questa un'esperienza comune, spesso me la raccontano i pazienti, per cui riescono ancora a fare delle cose perché appartengono al loro repertorio motorio, riescono a fare delle cose che sembrerebbero, che obiettivamente sono più difficili di altre cose che non riescono a fare, ma che per loro sono nuove, insomma. Cioè, la nostra esperienza motoria condiziona, c'entra, e noi fisioterapisti dovremmo tenerne presente nel proporre gli esercizi. Rispetto alla destrezza manuale, cioè i soggetti che di per sé sono più abili manualmente per natura loro, diciamo così, sono più avvantaggiati degli altri nell'attivazione del mirror neuron system quando vedono i filmati? No, lo sono quando eseguono, certo, ma non quando guardano. Mentre la familiarità con le azioni osservate è molto importante, per cui in questo gesto
a dei soggetti veniva chiesto di guardare questa pinza o questa pinza o questa pinza o questa pinza, quando la pinza era questa, che è quella più frequente, boom, l'attivazione del neural system era molto maggiore che quando era questa la pinza, che è quella meno frequente, e in via intermedia avevamo le altre. Okay? Per cui in questo caso gli autori ci dicono che la familiarità con l'azione che si sta osservando, che è un qualche cosa che c'entra un po' con l'expertise di cui abbiamo parlato prima, insomma, alla fine concettualmente non è molto diverso. La familiarità, anche la familiarità, ha una rilevanza poi nel proporre il video. Queste sono tutte indicazioni che a noi servono quando dobbiamo costruire i video da presentare ai nostri pazienti, che si baseranno quindi sul loro imperme motorio, ma anche su una serie di caratteristiche. Questo è un lavoro nostro. I gesti devono essere transitivi o intransitivi, cioè devono essere finalizzati all'esecuzione di un gesto o basta che ci sia un movimento. In questo caso vediamo le attivazioni corticali, anche questo è uno studio fatto con risonanzamento funzionale, mentre i soggetti guardano questo gesto, familiare ma afinalistico, guardano questo gesto, finalistico e non familiare, o guardano delle attivazioni dei gesti, come appunto, come vedete nell'ultima riga, prendere una tazza piuttosto che usare una molletta, eccetera. Beh, l'attività, l'osservazione di gesti transitivi attiva molto, molto di più il neural system, per cui noi quando proponiamo i nostri gesti dobbiamo proporre dei gesti calibrati sull'imperme motorio del paziente, ma finalizzati all'esecuzione di un compito. Curioso che in questo gesto, che era quello di apertura e chiusura della mano e poi di allargare, stringere le dita alternate con l'apertura e la chiusura, insomma, non si attivava niente dal punto di vista dei neuroni mirror, perché non è certo un gesto familiare. Penso che nessuno di noi in vita sua abbia mai salutato un amico facendo questa roba strana, quindi in effetti non si attivava proprio nulla. Questo l'ho detto prima, è importante che i video che noi proponiamo riescano, permettano all'osservatore, a chi guarda i video, di mettere a fuoco il maggior numero possibile di dettagli. In questo lavoro infatti si vede come dei soggetti dovevano osservare un movimento, dovevano imparare a utilizzare una protesi e dovevano osservare un movimento che era uno spostamento di un cubetto di legno, osservando questo movimento sul piano dal davanti o dal lato. Ecco, il gomito voi lo percepite bene soltanto di lato, perché dal davanti non riuscite a percepirlo, e in effetti soltanto quelli che avevano visto di lato riproducevano la corretta traiettoria del gomito. Questo per dire che bisogna poi trovare tutte le angolazioni che consentono di vedere i dettagli che sono considerati più importanti. Ma se un soggetto non ha un buon potenziale motore, questa è stata una delle prime domande alla quale non c'è in realtà ancora una risposta precisa, se non una serie di intuizioni. Questo è l'unico studio che si avvicina un po'. Se un soggetto, pensate a un soggetto per esempio che ha una paresi in alto superiore, io gli faccio vedere un altro soggetto con paresi che si muove un po' meglio di lui, gli posso far vedere anche un movimento che lui non riesce più a fare. In realtà è facilitante il movimento eseguito correttamente, eseguito da soggetto che non ha paresi, probabilmente perché comunque appartiene all'expertise motorio della persona. E questo per chiudere, per dirvi come il meccanismo, come il discorso sia comunque abbastanza complesso, vediamo se mi parte questo video. Questo è un paradigma che ci siamo inventati noi parecchi anni fa, quando tutte le volte che dobbiamo studiare il movimento di coordinazione, e dopo vi spiego cosa c'entra con quello che vi ho detto fino adesso. Vedete, chiediamo di muovere un emicorpo, che in questo caso è il destro, mano e piede nella stessa direzione angolare, vanno nello stesso senso, è come se fossero i tergicristalli di una macchina. Mentre la mano e il piede della parte di sinistra si muovono in direzioni opposte, quando la mano va in giù il piede va in su e viceversa. Se ci provate a fare contemporaneamente questa cosa, mamma mia, non è per niente facile.
Però è facile per noi misurarla con sistemi di analisi del movimento che abbiamo noi. Per cui è un movimento di coordinazione complesso, però che per noi è abbastanza semplice per capire cosa succede dal punto di vista facile da misurare. Insomma, in questo caso noi avevamo chiesto dei soggetti di fare questo test per 30 secondi, ma prima di fargli fare il test gli avevamo fatto vedere questo video per 7 minuti, ad altri soggetti gli avevamo chiesto di immaginare questo gesto per 7 minuti e ad altri soggetti gli avevamo chiesto di fare dei calcoli di matematica, per cui sapevamo che non stavano pensando nient'altro che alla matematica, almeno io sono così sicuramente, se non ci riesco. E poi guardavamo un attimino che cosa succedeva, cioè chi erano quelli che sbagliavano di più. Perché abbiamo paragonato l'action observation con la motor imagery? Perché adesso sappiamo che anche la motor imagery, che viene utilizzata in riabilitazione da più tempo che l'action observation, in realtà sfrutta per buona parte il mirror neuron system. Per cui abbiamo due facilitazioni, passatemi in termini, cognitive, che si basano sullo sfruttamento dello stesso pattern motor neuronale, anche se poi usano anche, diciamo, parti diverse, attivazioni corticali diverse, insomma, e volevamo vedere che cos'era più facilitante. E succede che questi erano tutti i miei studenti e il gruppo dell'action observation non sbagliava. Dopo i 7 minuti eseguiva questo gesto di coordinazione complessa in maniera quasi perfetta, mentre chi aveva fatto la matematica, chi aveva soltanto immaginato, sbagliava. Cioè, con l'immaginazione, questo compito, che era un compito di coordinazione complesso, non familiare, eccetera, eccetera, con tutte le sue caratteristiche, per cui non possiamo trasportare quello che abbiamo visto qui in generale, ma in questo caso, nell'acquisizione di un compito nuovo di coordinazione motoria, l'action observation era assolutamente la tecnica più facilitante. Però poi siamo voluti andare avanti e abbiamo ripetuto lo stesso identico protocollo sperimentale in atleti di elite, dove per elite intendo professionisti, abbiamo avuto il nazionale olimpionico di scherma, piuttosto che giocatori di Serie A, eccetera. Ed è curioso vedere che in loro, indipendentemente dal fatto che usassero o meno la motor imagery nella loro pratica sportiva, loro comunque tutti erano molto più facilitati dalla motor imagery che dall'osservazione. Non so dirvi perché, però per dire come in realtà ci siano tutta una serie di caratteristiche che noi che studiamo il movimento dobbiamo prevedere, pensare, mettere insieme per sviluppare il video migliore da proporre al paziente per questa tecnica appunto di Action Observation Training, che dal 2007 in poi si sta pian pianino sviluppando sempre di più e che sembra dia dei risultati, tutto sommato, che ci sembra poter dire incoraggianti anche nei soggetti con malattia di Parkinson. Quindi le conclusioni sono quelle che praticamente vi ho appena detto: l'action observation sembrerebbe un metodo interessante, il video proposto deve avere alcune caratteristiche come la familiarità, deve essere transitivo, deve prevedere gesti transitivi, la prima persona per l'alto superiore, la terza persona per le attività locomotorie, e poi ci sono tutta una serie di altre variabili alle quali non sappiamo dare ancora una spiegazione, per cui per esempio all'atleta di elite la motor imagery è più importante, sembrerebbe più facilitante che l'action observation, ma non è così nei soggetti che non fanno sport. Grazie.